Anche perché spero che siano generosi i tuoi campioni. Emanuele Di Felice Antonio, parliamo, qua mi rivolgo al giornalista, no? Proprio all'opinionista. Mi dice i paesi dove le vostre discipline sono noble art, sono popolari quanto il pallone. Parlavamo della Francia, quel Sì. campione che è diventato ministro si chiama sempre? David Ecco, io devo dirle, non me lo ricordo. Dov'è che è religione? Sono stato ai mondiali di scherma a Budapest in Ungheria, la scherma è religione, mica come da noi. Sì, allora. Dov'è che è religione? Il judo? Si dice lo o il? Lo, in Lo teoria. giudo. Dov'è che è religione? Beh, Francia assolutamente, Giappone, senza ombra di dubbio, e poi ce n'è tanto in Georgia, Russia, ma anche in Senta, Sud ma America. in Oceania c'è? Lo Sì, in Oceania lo pratica? No. assolutamente sì, assolutamente. In Africa c'è qualcuno che lo fa in Africa o no? Tantissimo, tantissimo. Ezio Gamba è stato un grande allenatore praticamente in Africa prima di diventare allenatore della Russia. Quindi È è in tutti i continenti. universalmente praticato. Diciamo, Anche alle ridono più Bahamas, dietro in Italia. anche in Giamaica ci Ecco, sono. perfetto. Sì. Invece, qual è la disciplina, al di là di quella romantica, sarda, quel nome che abbiamo detto prima, no? Qual Sì. è la più in crescita e la più in ristagno fra le discipline più popolari, insomma? Beh, judo e karate, diciamo, sono sempre alla pari, sempre comunque un pochino in ascesa. La lotta è un pochino indietro, nonostante la storia, però devo dire che piano piano si sta riprendendo anche quella. Diciamo, ci sono meno praticanti di lotta rispetto a quanti magari possono essere. Emanuele, mi spiega perché la lotta, mi scusi, mi aiuti, la lotta greco-romana esiste al maschile, al femminile esiste solo la libera, no? Ecco, mi spiega perché non c'è la greco-romana, so che è l'ABC, però sappiate che questa intervista la vedono due persone, però dico almeno sul tempo breve, come mai non c'è? So che è l'ABC e magari quando mi risponde mi viene in mente, però... Perché allora la lotta femminile diventa olimpica a Atene 2004 e a Atene 2004 praticamente la lotta diventa soltanto libera perché il programma della lotta olimpico, ma di tutte le discipline, è diviso proprio in questi tre stili e la femminile diventa quasi una terza disciplina. Infatti la denominazione è proprio questa, campionato ad esempio italiano di lotta greco-romana libera e femminile. Però la femminile al suo posto è soltanto Sì. libera, perché c'è anche una grande, cioè non una grande, c'è una differenza sostanziale, perché lo sport è tendenzialmente lo stesso, soltanto che con la lotta greco-romana si prende soltanto dal bacino in su, mentre con la lotta libera si può attaccare su tutto il corpo. Poi adesso chi ha preso la decisione che le donne non dovessero fare la greco-romana, io questo non lo so, però so che storicamente la cosa si è svolta in questo modo, cioè che a Atene 2004 entra per la prima volta la lotta femminile e entra con lo stile libero. Emanuele, sempre sul filo non delle provocazioni ma del surreale, a me piace tanto il sofismo che le dicevo, no? Va Mi bene, sì, fate i mi piace. paralleli, cioè Sono pericolosi, ma mi piacciono, sì. prendiamo Vincenzo Maenza che ho raccontato in lungo, era felice di raccontarsi, purtroppo ho perso tutto, ma sono andato addirittura in palestra durante, mi ha aperto la palestra, ero in Romagna per Spezia Atalanta, è stato molto carino, dopo un lungo inseguimento vocale. Però Emanuele, prendiamo Vincenzo Maenza, se egli avesse fatto judo, dove poteva arrivare? Se egli avesse fatto libera, cosa poteva fare? Se egli avesse fatto kata o karate, cosa avrebbe potuto fare? Viceversa, prendiamo la più grande donna dei vostri sport, un nome chi è in Italia? Pierantozzi? No, Giulia Quintavalle, no, che ha vinto Ma l'oro sì, olimpico. Chi è la numero un nome? l'unico Un oro solo olimpico è nome. Giulia Quintavalle, ma io direi Odette Giuffrida perché Perfetto. diciamo è la più recente.
Allora, Giulia Quintavalle mi dice cosa avrebbe potuto fare nelle altre discipline? Secondo me nella lotta sarebbe potuta arrivare ad altissimi livelli. Nella lotta sì. Qua, ah sì, nell'unica che si fa, la libera. Sì, certo, nella lotta libera sarebbe potuto arrivare a grandissimi livelli. Per quanto invece riguarda il karate, beh, devo dire che ha un fisico che poteva essere anche molto portata per il karate. Quindi, secondo me, lei era adatta per tutti e tre. A livello femminile, lei poteva essere E adatta per tutti. Pollicino? E Pollicino? Pollicino lo vedo poco nel karate, sinceramente. Invece lo vedo molto bene nel judo. Sarebbe stato un bellissimo 60 kg. Avrebbe dovuto pure Senta, ma i prendere. maestri, certo, i tecnici sono comuni o no? In che senso? Intendo, un tecnico di judo è competitivo, può portare all'Olimpiade anche, cioè, come si chiama? Mi aiuti perché... Se me lo dice, magari mi viene in mente. Chi è il tecnico di Maenza, quello storico? Chi era? Ah, oddio, no, mi cogli impreparato in questo caso sul tecnico. Allora il tecnico di Minguzzi. So che Minguzzi fa il Sì, tecnico, so. aveva Carlo Marini alle Olimpiadi, sì. Minguzzi o Maenza? Ok. Minguzzi aveva Carlo Marini. Carlo Marini, no? Che quindi è un tecnico di lotta greco-romana. Sì. Poteva portare all'Olimpiade anche un judoka, anche un lottatore di libera, anche no, sono quelle le tre discipline. O normalmente l'una cosa escluse l'altra, nel senso che sono tecniche prese, preparazioni che No, uno fa. Molto la preparazione è diversa, la preparazione è sicuramente diversa, però diverso, tutto diverso. se ti posso dare una curiosità al riguardo, invece, è che praticamente nel quadriennio che è compreso tra il 2000 e il 2004, quindi tra la fine di Sydney e Atene, il direttore tecnico era Vittoriano Romanacci Quello mi dice qualcosa. esatto, che poi dopo è stato anche DT del pugilato, insomma, ha fatto tantissime Ma cose. ecco, bravo. E Vittoriano Romanacci aveva proprio unito il judo e la lotta in un unico corpo. Era stato insomma un esperimento Ma interessante. riuscito, immagino. Beh, Suggestivo, ma ma abortito, abortito. riuscito direi di no, perché a Atene comunque c'è stato un record di qualificati. Soprattutto nella lotta, mi sembra che furono 5, addirittura nella lotta, ma nel judo 9, 10, insomma, qualcosa del genere, insomma, tantissimi. È una squadra fortissima. Poi purtroppo è arrivata soltanto una medaglia. Però quella era una nazionale che ogni volta che partiva per il mondiale europeo, sia di lotta che di judo, tornavano sempre con tante medaglie. Poi l'Olimpiade è sempre una gara a sé. Lì in quell'Olimpiade ne arrivò soltanto una. Però quella è stata probabilmente la nazionale più competitiva che c'era, erano forti in tutte le categorie. Di Felice Antonio, a me ogni tanto piace fare i fiambretti, no? È un caro amico, ogni tanto Sì, ma gli va. faccio vivo per mail. Allora, abbiamo parlato degli amatori come Basile, no? Dei grandi personaggi, degli addominali scolpiti, no? Il contrario dei miei. Adesso devo non essere sessista, perché se no la buttiamo, come mi dice Benny Casalei Lucchi, che non vuole essere citato da me, il capo dello sport del giornale, mi direbbe: Vanni, non buttarlo via il pezzo, uno, non buttarla in vacca come fa ad esempio Libero Fabrizio Biasine, un grande. Allora, le donne, no? Adesso non faccio i nomi, ma chi una donna che pratica quelle discipline, puntini puntini, intendo, adesso non voglio essere volgare, eccetera, però intendo a livello maschile. Il corpo definitissimo a livello femminile, immagino anche, e quindi puntini puntini, no? Quindi intendo, è una fisicità prorompente anche a livello femminile, Ma che no, si è direi. super allenati anche a livello femminile o di meno, No, onestamente. si è sicuramente super allenati. Magari diciamo che le donne puntano di meno alla definizione di un certo tipo di muscoli, naturalmente. Oh, invece, Emanuele, il doping, no? E so che sono temi delicati. Se io fossi stato a casa di Giulia Quintavalle nel periodo olimpico, no? Armato di telefonino,
rischiavo di trovare delle sostanze borderline. Allora potrei parlare di me. Io le ho parlato non a caso del discorso del testosterone. Poi, dico, e quindi ne ho fatto un capitano. Ma dico Giulia Quintavalle non a caso perché è la numero uno. Intendo i famosi integratori. Ci sono, sa, Pantani. Se ascoltiamo la mamma, è stato ucciso, però l'ematocrito se l'aumentavano in tanti e forse se l'ha aumentato anche lui, forse no. Ok, proviamo a virare ancora. Prendiamo l'ottocentista di cui mi sfugge il nome, la sudafricana che da Elisa Kusma Piccione Modenese, lei disse, credo abbia fatto libero quella volta, anzi no, lo disse in TV, è proprio un uomo. Ci sono l'ematocrito da alzare, ci sono le Ma famose no, punture. Qual è il doping per il vostro mondo? Non c'è, non ci credo, non ci credo neanche morto. non è che non c'è, è che serve a poco. Ma Nel lo beccano senso, subito, tra l'altro, lo beccano subito alla se uno fine di fa ogni l'iniezione. gara il doping, a parte quello a sorpresa, insomma, c'è sta, tutti i medagliati fanno il doping immediatamente dopo. Quindi Quindi siamo tranquilli, cioè i nostri, tutti quelli che abbiamo elencato erano puliti, se no li beccavano. assolutamente sì. Ma poi, Invece, ripeto, serve proprio poco. ma è sicuro? Nel judo, diciamo che la filosofia principale è praticamente battere il mio avversario con la sua forza, non con la mia. Quindi il fatto che tu ti Va sia. bene, ma allora. Aspetti, allora i cosi, come si chiamano? Non i cannabinoidi, allora gli stimolanti, oppure abbassi le pulsazioni, non lo so, io prendo il Io credo beta-bloccante, che adesso. il doping in questi anni sia stato estremamente controllato, soprattutto dagli organismi nazionali e internazionali. Cioè, se tu vai a fare una gara di un campionato italiano, al doping non sfuggi, qualsiasi sia la cosa. E di grandi nomi, medio-grandi o piccolini che io conosco, devo dire che a mio ricordo, non ho esperienze di. Ricordo, e non farò nomi, che ci fu una ragazza che una quindicina d'anni fa non poté fare la gara Italiana? italiana perché gli trovarono Oh, dei cannabinoidi. Quindi, ma non era dato neanche, soia. non era neanche Oh. una, non era neanche una prima scelta, quindi diciamo che non è stato praticamente questo gran problema. È stato trovato un tasso di cannabinoidi che per me, poi dall'altro, insomma, mi sembra che sono tutto tranne che Efedrine, ad topic. esempio. Non Sì. serve. Non servono, Emanuele, le efedrine, non so manco cosa siano, ma mi ricordo Ma che di allora aver scritto, non letto. sono ferrato sull'argomento su questo qui adesso delle efedrine, però insomma io quello che vedo alle gare, vedo gli atleti che 3 ore dopo che finisce la gara sono ancora all'antidoping perché probabilmente a qualcuno non gli scappa la pipì e quindi praticamente c'è sempre questo problema che qualcuno deve andare a prendere birre per gli atleti che poi Invece per quanto riguarda i tecnici, no? I sì, nostri sono bravi, sono, sono ci sono, bravissimi, sì. ci sono stranieri alle Olimpiadi. Adesso chi portiamo alle Olimpiadi? Odeggio Frida e poi? Beh, adesso le qualificazioni del judo ancora devono terminare perché vanno per ranking, però diciamo che di sicuro abbiamo detto Giuffrida e Manuel Lombardo, l'atleta di Torino e l'atleta romana. Poi ci sarà sicuramente Fabio Basile e molto probabilmente adesso, insomma, ha vinto l'ultima gara che c'è stata Christian Parlati, che è un atleta napoletano. Mentre tra le donne è in fase di qualificazione Alice Bellandi, sicuramente è in zona qualificazione, e poi no, ne abbiamo diversi, anche Nicolas Mungai, insomma ce ne sono tanti, quindi potremmo andare con una nazionale Olimpiadi nel judo tra diciamo, i 9-10 atleti, mentre per quello che riguarda la lotta attualmente è qualificato soltanto Frank Chamizzo, i tornei di qualificazione olimpica sono iniziati.
Gli altri praticamente atleti che possono qualificarsi sono Dalma Caneva, che è un atleta insomma, della lotta libera femminile, e poi abbiamo sì, altri, un giovanissimo ragazzo sardo che è Simone Piroddu, che è un piccolo campione che insomma ci regalerà tante soddisfazioni. E poi abbiamo due atleti stranieri, uno che è Nicolas Kakhalashvili, che è originario georgiano, e poi abbiamo Abraham Coniedo, che viene sempre da Cuba, come E donne nessuna? Ah, È Dalma Caneva. Ah, dici sì, scusi. straniere? No, Sì, sì, no. no, in generale. Ok, quindi abbiamo citato judo e lotta, anche la greco-romana, abbiamo detto tutti, sì? Ok. Sì, nella greco-romana c'era Nicolas Kakhalashvili, insomma, che poteva Perfetto. ha Dico, ma possibilità. dite, in questa spedizione, no? I CT, non ci sono CT stranieri, chi sono i CT No, azzurri? c'è il direttore tecnico della nazionale di judo, che è giapponese. Come si chiama? Kiyoshi Murakami. E poi invece gli altri tecnici chi sono? Mentre i tecnici praticamente che seguono la nazionale sono Francesco Bruyère come allenatori e Dario Francesco? Bruyère, Di dov'è? Torino. Poi? Poi abbiamo Dario Romano, e poi abbiamo sicuramente Luca Poeta. Ne abbiamo tanti, però sicuramente Francesco Bruyère e Dario Romano sono quelli che accompagneranno Kyoshi Murakami alle Olimpiadi. Mentre per il karate il direttore tecnico è Pierluigi Aschieri. E gli allenatori sono Claudio Guazzaroni, Vincenzo Figuccio, Roberta Sodero, e non vorrei dimenticarne altri, c'è sicuramente Cristian Verrecchia, insomma sono tanti perché poi vanno divisi per kumite, kata, Certo. per quello che riguarda il karate questo. Senta, Il karate ma andrà alle Olimpiadi comunque Ah, quest'anno, sì, chi a ci Tokyo. va? La Cardin, che si chiama Lara, no? Sì, Sara Gardin Sara, pardon, deve sì. ancora qualificarsi. Qualificati Chi sicuri ne abbiamo quattro, però. sono? Sono Mattia Busato, del Catà, poi abbiamo Viviana Di dove Bottà. sono? Che faccio un tentativo col Gazzettino, così non vado a pescare. Intanto lei con... Mattia Busato è di Ponte di Piave, mi sembra. No, Castelfranco Veneto. Ok, poi. Lui è di Castelfranco Veneto, poi abbiamo Viviana Bottaro che è di Genova. Poi abbiamo Luigi Busà, che è una leggenda vivente del karate, che è siciliano, lui è di Avola, già qualificato. E poi in possibilità di qualificazione c'è naturalmente Sara Gardin, abbiamo Angelo Crescenzo, Luca Di Maresca. dov'è? Angelo Crescenzo è napoletano, anche Luca Maresca. Mentre Sara Gardin è Sì, di è Veneta di sicuro. Veneta, sì, è Veneta, è Veneta. Adesso non mi ricordo benissimo la città, Ma insomma. uomini e donne hanno DT diversi o è unico? Il settore è unico? Alle Olimpiadi ci va un solo tecnico, quindi ci va uno per il judo, ci vanno due per il judo o uno per il judo di tecnici? Dovrebbero andare in due. Quindi uno per i maschi e uno per le femmine? Beh, sì, no, dipende. Diciamo che seguono gli atleti, poi dopo il direttore tecnico che praticamente dice quale chi segue chi. Il Quindi non presidente c'è una. federale, in attesa di raccontarlo, no? Che Sì, il mestiere fa? Ma lo presidente della federazione. pagano? Ci sono tante federazioni che sono gratis, a lui lo pagano, sì. Si Beh, paga. col presidente c'è tutta quanto una questione che sarà adesso insomma discussa in assemblea, cose eccetera. Comunque, il presidente è indipendente di Sport e Salute. Ah, ecco. Senta, quanti vivono di judo, di arti marziali? Cioè, scusi, la federazione, no? Se io venissi armato del mio telefono a far vedere le scrivanie, a parte che adesso c'è il Covid, no? Ma Sì. quanti, la federazione, cioè quante persone vivono, hanno lo stipendio, che sia Sport e Salute, che sia la federazione, che siano sponsor, insomma, ma se io mi aggiro senza Covid per le scrivanie, comprendendo anche magari i tecnici, vabbè, ma scusi, i tecnici, no? Quel giapponese, chi lo paga, la federazione o un club? No, il CONI con la Ecco, federazione, insomma. quanti vivono quanti non lavorano, insomma? 300 in tutto, 200 tecnici, atleti e quanti non fanno altro, insomma? Sì, Che fanno soltanto judo? comprendendo anche voi 5, di cui sopra, di cui un'ora fa, no? Voi dell'ufficio stampa Beh, ci siete sono 5. i dipendenti federali, naturalmente la Sì, federazione è una più macchina un grande. ordine Noi di grandezza. diciamo che se una federazione normale al CONI, al Palazzo delle Federazioni, c'ha un piano, noi ce ne abbiamo due, perché naturalmente dobbiamo gestire tre sport che sono
tutti e tre olimpici, più tutte le arti marziali. Quindi noi diciamo che siamo una confederazione più che altro, perché siamo praticamente un ente, diciamo, molto grande che raccoglie discipline diverse. Cioè, tante volte Malagò ci ha definito un piccolo CONI che personalmente tratta un certo tipo di discipline. Noi saremo una trentina di dipendenti, ma poi se si va a vedere ci sono le diverse nazionali, ci sta tanta gente. Cioè, nel senso, comunque c'è la nazionale italiana juniores, c'è la nazionale italiana cadetti, c'è la nazionale italiana senior, c'è la nazionale italiana master. E tutte queste hanno i loro tecnici, i loro preparatori, c'è sta il centro medico, c'è tutto il centro olimpico della federazione che ha tutto quanto un suo palazzetto, che quindi va a Dov'è? A Ostia. Ostia? Ah, A certo. Che Ostia si chiama c'è Pala Pelliccio, il mi aiuti? Palapellicone, che Si contiene un chiamava lui? palazzo. Mi aiuti? Si Matteo chiamava Pelliccone. Matteo. Matteo Pelliconi con la I. Pelliccone con la E. Sono in contatto con la moglie, Sì. escludo che mi farà mai uno Skype, però. Come si chiama la moglie? Mi aiuti? Marina di Sì. Ecco. Cottolo. So che è un giudice internazionale o giudice, insomma, è stato. Sì, fa parte del bureau della Federazione Mondiale di Lotta. Perfetto. Dico l'ultima stupidaggine e la modulo bene. Normalmente lo chiedo a margine del volley, che conosco meglio del calcio. Lasciamo stare il Covid, no? Prendiamo Emanuele, io mi aggiro sempre armato di telefonino per tutte le palestre d'Italia dei vostri sport, no? E io stesso potenzialmente potrei essere uno di quelli. Se c'è un potenziale pedofilo o molestatore, no? Prendiamo una cosa più soft, un potenziale stalker, un innamorato. Monza, volley femminile, ha vinto ieri sera una coppa con Alessia Orro che aveva uno stalker, pagina sul Corriere della Sera. Dico, una figura borderline, una figura sospetta, no? Il vostro mondo la intercetta immediatamente? C'è il reparto proprio della giustizia sportiva, certo. No, no, intendo, ma immagini che io mi apposti. Dove si allena Odette Giuffrida? Ostia? Perfetto. Beh, sì, con il ritiro con la nazionale, sì, certo. Uno stalker potenziale, o diciamo un innamorato, no? Non un innamorato, insomma, chi cerca non sport, ma qualcos'altro, il vostro mondo lo identifica facilmente, sì. Beh, penso di sì, Ah, comunque. non è mai capitato, vero? Non mi dica magari i nomi, le situazioni, ma da quando lei è in quel mondo non ha mai intrasentito un qualcosa di una denuncia, di un arresto, di un sì, di un ammonimento, di un guarda, stai a casa tua, guarda, facci un piacere, non avvicinarci al nostro spot. Non è mai capitato, vero, Io Emanuele? non ne ho ricordi al momento, no. Non ne ha mai sentito. Invece E vengono, chiudo questo brano con questo, Emanuele, un campione, prendiamo French Amizzo, no? E prendiamo Nello Poglio, a parte che il peso, intanto loro hanno sponsor personale, loro sono tutti tesserati per la federazione, non per club, no? Intanto non ci sono i club per Beh, no, fortuna. come no? Sono tesserati per il gruppo sportivo di appartenenza. Ad Ah, esempio, pardon, quindi fiamme e fiamme, Frank perfetto. Chamizzo è un atleta dell'esercito. Però, escluso i gruppi militari, non c'è un solo club, non c'è la Niene come di Malagò, no? Non c'è la Beh, no, Niene. qualcuno ha il club, certo, qualcuno ha ancora la società di appartenenza, ce ne sono alcune che sono forti e fino a un certo punto accompagnano i ragazzi, poi dopo un po', naturalmente, il club lo accompagna anche a essere scelto da un gruppo sportivo. Prendiamo Rosalba, che prese un bel bronzo, no? Sì. Nel judo. Rosalba Forceniti, al di là del premio medaglia singolo, no? E quanto può guadagnare in una carriera? Intanto Rosalba ha smesso in attività ancora? Ha smesso, immagino. Beh sì, comunque fa l'allenatrice più che altro, ma no, Perfetto. è in servizio con i carabinieri, è in Perfetto. forza nell'arma dei carabinieri lei O adesso. prendiamo il mio idolo Claudio Poglio, no? Sì. Claudio Poglio, anni 80, forse Sì. anche 76, fece un'Olimpiade, non mi ricordo. Quanto può aver guadagnato un French Amizzo, no? Che anche un Non sento più, Banni. televisione. Quanto può guadagnare in carriera un Basile? Che tra l'altro, che anno è? Mi aiuti, che anno è? 93 o no? No, no, Basile ha 96? 20, diciamo sì, è 96, mi sembra.
96, infatti mi ricordavo. Quanto può guadagnare se continua a vincere altri due podi olimpici? 1 milione di euro ci arriva Ma fra sponsor e televisione? Carriera, no? non ne ho veramente idea, dipende da quanto sono bravi a muoversi. Ci sta chi è più bravo e chi è meno bravo, chi è più introverso e chi meno. C'è chi si butta, chi si apre dopo una carriera proprio in questo, c'è chi lo inizia a fare durante quando è già un atleta. Questo dipende molto. Potenzialmente, come tutti, però, questo, cioè, qualsiasi cosa fanno, possono guadagnare tanto. Poi dipende quanto sono, Bravi diciamo. nel marketing se Bravi, stessi. esatto. No, ma in quest'età dipende, diciamo, la fortuna anche a chi si affidano, che è una fortuna più che altro, nel senso, questa è l'epoca degli agenti che sono arrivati anche in questi sport. E un ragazzo, diciamo che, ad esempio, Fabio Basile, che mi vince le Olimpiadi e c'ha meno di 20 anni, la gente prende Fabio Basile e Fabio Basile da quel momento in poi deve sperare che il suo agente è l'agente giusto che curerà i suoi interessi nel miglior modo Non possibile. quelli della gente, ma i suoi, insomma, perché spesso Eh nel beh, calcio. sì, allora diciamo sicuramente è diverso il rapporto che c'è sta tra l'agente del calcio e gli agenti qui, no? È sicuramente diverso, però. E a quanto si affidano e cosa fanno, cioè, nel senso, quanti calciatori abbiamo visti che a fine carriera erano rovinati perché si sono messi nelle mani praticamente delle persone sbagliate. Questo succede altrettanto in questo mondo. Adesso gli agenti, diciamo che sono arrivati da una decina d'anni, forse qualche cosa di meno, a coprire anche i campioni degli sport cosiddetti, o perlomeno così dicono, minori. Prima era un po' più fai da te, anche se arrivato ad un certo punto, boh, non so, io ricordo Pino Maddaloni che faceva la pubblicità dell'IP quando io, non so, nel 2001 ero molto piccolo, però ricordo di Pino Maddaloni che faceva la pubblicità dell'IP e di altre cose. Sicuramente lui in determinati momenti con la medaglia d'oro olimpica si è riuscito a muovere bene affidandosi alle persone giuste. Poi ci sta chi questo è riuscito a farlo di meno. È vero che all'epoca di Claudio Poglio sicuramente negli anni 80 era più difficile. Il vostro mondo, no? È paragonabile a cosa in quanto a fatturati, compensi per gli atleti, una roba tipo hockey pista, pallamano, di più dell'hockey Sì, ma prato, guarda, non ho idea di quali siano praticamente i metri di queste altre discipline qua, però sì, diciamo che voglio dire, nel momento che siamo con le altre discipline, diciamo che olimpiche, ma non come il calcio, il basket, la pallavolo e il nuoto, insomma, diciamo.